Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e come vedete stiamo di nuovo entrando nel nostro mondo Jackcraft e ragazzi, questo è il secondo video che oggi faccio. Credevo di non avere voglia oggi, ma mi è venuta la voglia spontanea di fare questo video della Jackcraft, ragazzi. Ragazzi, domani dovrei andare a Unieuro. Forse non è detto, a comprare una telecamera in HD, ragazzi, perché è il momento, perché questa telecamera del computer fa veramente, ma veramente tanto schifo, ragazzi. Comunque, ragazzi, iniziamo. E prima di tutto vorrei uscire da sta caverna che fa schifo, decisamente, raga. E raga, comunque la cosa volevo dire? Vabbè, non mi ricordo ragazzi, non mi viene in mente in questo momento. Però comunque, oggi forse faremo la casa. Non è detto se faremo la casa, però dovrei farla oggi la casa. Non lo so, raga. Forse oggi non la farò, forse la farò, raga. Vabbè, non è detto e speriamo che oggi la facciamo e riusciamo a fare la casa. Prima di tutto bisogna prendere tutti i materiali perché sennò non riusciamo a farla. Raga, oh, ma mi sa che sale da lì, giusto? Ecco, così andiamo molto più facilmente sopra e niente, arriviamo di sopra e basta, cioè, niente. Andiamo sopra. Comunque ho scoperto che i problemi con l'audio non ci sono più ed è una grande cosa, ragazzi. E lo schermo, ragazzi, io, quando finiremo di fare la casa, o se faremo la casa, ragazzi, praticamente vorrei, prima di tutto saliamo sopra, praticamente vorrei giocare ad altri giochi, ragazzi. Come vi ho fatto vedere nel video che faccio vedere la mia camera, che non ho fatto vedere solo la mia camera, ovviamente, perché sennò sarebbe un video schifoso. Vabbè, lasciamo perdere e niente, ragazzi. Adesso dobbiamo salire e il problema è come facciamo a salire, ragazzi. Siamo ancora in modalità pacifica, non me ne sono accorta solo adesso. Voglio prima uscire dalla miniera per essere sicura di non morire, perché se no, oh, ragazzi, ma qua c'è un fiume, ragazzi, se non c'era questo fiume, quello che è, non mi ricordo, quello che è, cioè, ragazzi, che fortuna abbiamo. Vabbè ragazzi, mettiamo qua la fornace e ci mettiamo il ferro perché mi sono stancata e vorrei farmi già la corazza. Ovviamente non mi basteranno, allora, ovviamente non mi basterà mai per farmi, forse, ma aspetta, ma quanti saranno per farci una corazza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ce ne vogliono 8, ragazzi. Ce ne vogliono 8, quindi con questi non so cosa. Anzi, i pantaloni. Ragazzi, adesso vediamo, 7. 7 mi sa che non ci bastano, raga. Ma guarda, io vado a cercare un'altra miniera per sicurezza, perché questo è un po' troppo grande, poi ci metti 3 anni per uscire dalla miniera, raga. Vabbè, prendiamo questo, l'ultimo pezzo. Ragazzi, comunque io la casa la voglio fare a tema giungla. A me piace un sacco la giungla, quindi io la voglio fare a tema giungla, ragazzi. Allora, prendiamo prima di tutto la fornace. Ok, l'abbiamo presa, giusto? Sì, ok. Allora, ragazzi, adesso andiamo. Allora, prima di andare in giungla, vorrei prendere la barca perché ci servirà in futuro. Magari adesso non ci serve molto, però, ragazzi, ci servirà in futuro. E i pantaloncini non li possiamo fare. E niente. Cosa volevo fare? Ah, sì, giusto, volevo fare la barca. Prendiamo le assi di legno e ci prendiamo la barca. Perfetto. E la barca la mettiamo qua. Anzi, ragazzi, mettiamo il ferro lì e ci possiamo fare un altro. Il metto in ferro, ma per adesso non ce lo facciamo, ragazzi. Prima di tutto vorrei. Cosa volevo fare? Ah, no, ragazzi. Bisogna prendere un po' di cibo però. Si è buggata la barca. Ok. Bisogna prendere un po' di cibo, raga. Bisogna prendere un po' di cibo, se no moriamo, raga. Allora,
In teoria con la pioggia ci dovrebbero essere i mostri, quindi la metto, esco da modalità pacifica? No, ragazzi, anzi, sai cosa, non sono nabbo, quindi esco dalla modalità pacifica, esco dalla modalità pacifica e basta, perché allora, prima di tutto, ammazziamo un po' di polli, belli, bella faccia, va? Li chiamo bella faccia. Così, ecco, uccidiamo un po' di polli. Ma scusa, ci sono. Ah, ragazzi, siamo in giungla, però. C'è anche la mucca, però io vorrei solo un pollo. Polli e basta, raga. Però nella giungla non ci trovi i polli. No, raga, sai cosa faccio? Andiamo prima di andare nella giungla, ragazzi, non ci perdiamo in giungla. Perché dov'è la mappa? Ce l'ho qua e sono cieco. Dovrei. Allora, prima di tutto andiamo con questo coso perché non vorrei perdermi. Ragazzi, andiamo di là. Di qua, sì, ok, perfetto. Andiamo di qua. Ci sono i panda. No, ma aspetta un attimo. Ma allora, io tolgo la cosa. Ah, ma mi dà solo i semi, peccato. Ci servirebbe il tocco di velluto. Ok, perché non volevo più. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti e speriamo di trovare un altro bioma, che questo a me non piace molto, raga. Allora, però, se troviamo questi, non dobbiamo neanche usare la mappa, raga. Cioè, perché? Non bisogna neanche usarla. Ragazzi, però ci dobbiamo riempire di legno, ma proprio riempire, perché la casa io la voglio fare grande e con tante, ma tante scale. Ragazzi, io non so decorare, ragazzi, io vi dico solo questo. Quindi se qualcuno di voi riesce a decorare bene le case, non ditemi che faccio schifo, raga. Cioè, io in realtà faccio schifo. Potete dirmelo, tanto io faccio schifo. Allora, bisogna andare. Ah, ecco. Ragazzi, ce ne sono altri. A noi basta uno stack e mezzo, tipo. Abbiamo preso poco danno. A me servono almeno uno stack e mezzo per sopravvivere. Ma sì. Ci basta. Vediamo, abbiamo uno stack e mezzo. Preferirei. Allora, ci sono altri bella fa. Ma dai, non ci servono più. E basta, direi di iniziare a prendere. Però scusami, prima prendiamo. Lascia che passa la pioggia, perché finché non avrò un letto, io non mi metto in modalità pacifica, se no muoio, scusami. Prendiamo tutto. Ragazzi, sì, ci dobbiamo riempire zeppi. Dobbiamo essere pieni zeppi, ragazzi. Pieni zeppi di questo. Di legno, ragazzi. Spero che non sentite le voci in video, perché sarebbe mio fratello che sta urlando come un demonio, non lo so. Vabbè, raga, se lo sentite ignorate e ascoltate me, va. Se lo sentite. Poi, se non lo sentite, non è mica un problema. Non è mica tanto un problema, ragazzi. Dovrei prendere quello. Ok, perfetto. La terra non ci serve, però la devo abbassare il volume perché sennò sentite solo quello. Ok, adesso possiamo continuare a prendere il legno, sbuccia corteccia, diventa schifosissimo. Vabbè, raga, lasciamo perdere e andiamo avanti a prendere un po' di legno. Ok. Quindi, quando finiremo di fare la casa, sperando che finisca più velocemente questa pioggia, demoni. Aspetta, ragazzi, mi metto in barca. E tolgo la modalità pacifica, raga. In modo tale che. Allora, vediamo se la qualità audio va tutto bene. Perfetto, sopravvivente. No, pacifica. Mettiamo modalità facile per non morirci. Ma non abbiamo dimenticato niente, giusto? Ragazzi, per sicurezza vado con la spada in mano. Ah, ma non abbiamo preso il legno, non abbiamo preso abbastanza legno. Raga, bisogna mettere di nuovo la modalità di gioco in modalità pacifica. Perché sennò il legno ci moriamo. Ci moriamo molto facilmente, raga. Dai, prendi. Oh. Prendi?
Ok, perfetto, ho preso la barca. Prendiamo un po' di legna. Prendiamo un po' di legna. Raga, ma è albero di giungla questo, spero. No, raga, non è albero di giungla questo. Dai, aspetta, buttiamo tutto, raga. Ma ovviamente quello di... questo butto. La butto tutto. Ma si può... Vabbè, raga, lasciamo perdere. Prendiamo solo quello di giungla. Quello, vabbè, quello che è il tronco di giungla. Ragazzi, prendiamo tutto. Ok. Ah, ok, perfetto, raga. Guarda quanti... No, 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 ci riempiamo di cibo. Ci riempiamo di cibo, raga. Uno stacco e mezzo ci basta, figuriamoci. Per adesso sono in modalità pacifica, quindi non mi serve il cibo, però in modalità facile ci servirà molto il cibo. Ok, perfetto. Cosa abbiamo? Praticamente due stack. Rompendo questo mi sa che sono due stack, giusto? No, aspetta, me ne serve un altro. Dai, che mi dà fastidio sto numero. Ecco, perfetto. Un altro basta, giusto? Adesso c'è uno stack. Due stack. Spero di non esagerare. Ok, perfetto, due stack ci bastano. Ci bastano tanto, quindi non dovrei. Adesso prendiamo la legna di quello che è, va bene. E basta, cioè iniziamo a prendere la legna e poi dopo... ragazzi, so che vi dà fastidio vedere gli alberi che sono così, anche a me dà fastidio, cioè che rimangono a mezz'aria. Vabbè, raga, io non ho voglia di andare là sopra, va bene? Stiamo qua. E rompiamo gli alberi di santa pace. Oh. Lascia che volano, non mi interessa tanto. Ok, perfetto. Vai, 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 vai. Ok, perfetto. Questo non ho... Aspetta, non ho preso l'ho sbagliato. Ok, cioè, aspetta. Ma possiamo prendere un sacco di... ma quanti ce ne... No, raga. Ci servono almeno... Ma quanti, quanti? Mamma mia! Ci servono... Non dico tutto l'inventario, però... Tanto, deve essercene tanto, raga. Ma la fornace io l'ho presa. E ti pareva se l'ho... Ah no, ce l'ho presa. Ma perché sono così cieco io? Prendiamo tutto... Quest'albero. Ok... Sta pioggia del cavolo, ma passa sta pioggia, raga. Cioè, io non vedo l'ora che passa sta pioggia, perché io voglio andare a uccidere un po' di pecore per avere la lana, ragazzi. Per avere la lana. Prendiamo tutto questo, perfetto. Tutto quest'albero, prendiamo. Quanto? Ok, perfetto. Prendiamo tutto quest'albero. Mi sa che la casa in questo video non la faremo, raga. Perfetto, raga. Prendiamo la legna in questo video, secondo me. Questo video proprio ci prepariamo per costruire la casa, guarda. Ok. No, questo albero non va bene. Adesso ce ne ho altri, raga. Altri stacchi, bello. Ce n'ho un sacco. Vabbè. Prendiamo tanti di quegli stack perché la casa sarà enorme, raga. E ragazzi, per oggi diciamo che è finita qua e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!